Ora il nuovo bollettino sull'andamento del Covid in Abruzzo e per tutti i dettagli abbiamo in collegamento Anna Di Giorgio da Chieti che ci parlerà anche della cosiddetta variante brasiliana perché ha avvicinato un ospite. Allora, buonasera Anna. Sì, Paolo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori del TG8. Prendiamo la linea con la telecamera di Diego Martelli da Chieti, dal laboratorio ITAB Cesi, appunto dell'Università d'Annunzio, per darvi conto di quelli che sono i dati del bollettino sanitario dell'emergenza Covid di oggi. E allora vi dico che i casi nuovi di positività al Covid-19 sono oggi 152 su un totale di 6.977 test. La percentuale di positività è pari al 2,2%. Questi 152 positivi hanno un'età compresa tra 6 e 87 anni e si suddividono in questo modo tra le varie province. In provincia di Pescara più 66, in quella di Teramo più 40, in provincia di Chieti c'è un incremento di 36 nuovi positivi, in provincia dell'Aquila più 6, da fuori regione ci sono due nuovi positivi e ci sono altre due persone sulle quali sono in corso le verifiche sulla provenienza. Di questi 6.977 87 test, i tamponi molecolari realizzati in più sono 2.795, quelli rapidi 4.182. Va aggiornato purtroppo anche il bollettino dei deceduti che oggi fa registrare un più 17, di questi 17 casi 7 si riferiscono a decessi avvenuti nei giorni scorsi e questi 17 morti appunto hanno un'età compresa tra 48 e 95 anni. I dimessi guariti sono più 284 per la giornata di oggi. Gli attualmente positivi sono 10.047 con un decremento di 149 e di questi attualmente positivi ricoverati in ospedale sono 415. Il dato fa registrare un meno 11 oggi. Quelli in terapia intensiva sono 42 con un meno 2 nonostante due nuovi ricoveri e le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL sono 9.590 con un decremento di 136 unità. Questo in sintesi estrema il bollettino dell'emergenza sanitaria da Covid, mentre continua a discutere, insomma, fa notizia il fatto che sono state rinvenute alcune varianti brasiliane al Covid-19 su una famiglia di ritorno dal Brasile, ritornata appunto a Poggio Picenze. La notizia è che ci sono, nell'ambito del tracciamento, dei contatti di questi tre positivi, risultati appunto positivi alla variante brasiliana del Covid-19, ci sono una settantina di persone che sono state messe in isolamento nell'ambito di questo tracciamento. La variante brasiliana è stata sequenziata dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e adesso si provvederà anche a testare su questa variante isolata il vaccino per vedere l'efficacia appunto della protezione che potrebbe dare il vaccino in questione, quello che stiamo appunto utilizzando ormai da settimane. Ma intanto, proprio per saperne qualcosa in più, noi siamo venuti, ed è per questo che siamo davanti all'ITAB Cesi di Chieti, siamo venuti a parlare con il professor Liborio Stupia, che è il direttore del Dipartimento di Genetica Molecolare del Laboratorio Covid dell'Università d'Annunzio di Chieti, per cercare di capire effettivamente cos'è questa variante brasiliana al Covid, per saperne insomma qualcosa in più. Sull'intervista del professor Liborio Stupia, Paolo, noi vi salutiamo e vi restituiamo la linea, ma intanto l'intervista. Professor Liborio Stupia, cos'è la variante brasiliana? Deve preoccuparci il fatto che abbia cominciato a circolare sul territorio? La variante brasiliana è una delle varianti identificate del SARS-CoV-2, è una delle tre varianti su cui si dà più attenzione perché potrebbe essere più pericolosa. Cos'è che preoccupa? Preoccupa il sospetto che sia più infettiva e che possa in qualche modo reinfettare persone che hanno già preso in un primo momento l'infezione da SARS-CoV-2 nella sua forma originale. Rispetto alla variante inglese, a tutte le altre varianti, insomma, che stiamo imparando purtroppo a conoscere, cosa c'è di diverso? Interessa delle regioni del genoma virale diverse. La variante inglese è abbastanza facile da identificare anche con tecniche veloci e semplici. La brasiliana e la sudafricana richiedono degli approfondimenti con analisi
più costose e che richiedono più tempo. Però una volta che è scattata la sorveglianza sul territorio, noi adesso potremmo scoprire che magari la brasiliana girava sul nostro territorio più di quanto pensassimo, perché prima non riusciamo a vederla. E cosa possiamo fare noi per difenderci, insomma, non sapendo bene di cosa si tratta, magari veniamo a contatto con una di queste varianti, insomma, cosa può fare il cittadino normale? Il cittadino normale non deve fare altro che continuare a mantenere lo stesso comportamento responsabile per qualsiasi forma, perché non sa se potrà entrare in contatto con l'una o con l'altra variante. Dal punto di vista nostro, quello che bisogna fare, che è stato fatto in Abruzzo, organizzare subito un sistema di controllo, garantire che i casi sospetti vengano sottoposti a sequenziamento totale del virus, identificare le varianti e soprattutto tracciarle, capire da dove nascono i focolai, chi sono i pazienti zero, in modo tale che si abbia sul territorio un quadro chiaro di com'è il sistema dell'infezione.